Questo è uno che fa un'attività abusiva, viene chiamato. Vai, mandami. È un signore del San Paolo che ha un'azienda abusiva, viene chiamato soprattutto nella zona di Carrassi per recuperare mobili, elettrodomestici all'interno degli appartamenti. Lui dice ai proprietari di casa che se ne occupa lui, poi che fa? Arriva davanti a un bidone della spazzatura in una zona centrale della città, nella zona di Carrassi, non posso dire qual è, e si mette col martellone a smontare l'elettrodomestico. Quello che gli serve, che se lo va a vendere, se lo porta nel tre ruote. Quello che non gli serve lo lascia là. E la cosa, diciamo, strana è che non se ne frega niente nessuno. Cioè non c'è, passa la macchina, passa un cittadino, lo vedete questo qui che sta qua sotto, rimandalo un attimo. C'è uno che passa e non gliene frega niente, che sta col martellone. Quelli che abitano nel condominio di fronte, qui c'è un condominio, un palazzo di molti piani, sentono proprio il rumore, boh, non gliene frega niente a nessuno. Quello passa di qui, passa l'automobile, non interessa niente a nessuno.